Ciao ragazzi, buonasera a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Appena finita la partita di Villar Perosa, Juventus batte Juventus Primavera per 5-0, 4 reti nel primo tempo, una nella ripresa. Le reti di Ronaldo, autorete di Cappellini, doppietta di Dybala e Claudio Marchisio. Allora, queste partite è chiaro che il risultato e le cose sono e le valutazioni sono molto blande, però intanto sono contento che l'invasione c'è stata dopo la metà del secondo tempo, quindi che si è giocato finalmente a pallone, cosa che l'anno scorso non è successo. E devo essere sincero, a me è piaciuta la Juve nel primo tempo, al di là dell'impegno, come ho detto, blando, che sicuramente Primavera poi una squadra nuova si sta riassemblando, però comunque ho visto delle buone cose. Bonucci può non piacere, può dar fastidio a molti l'atteggiamento che ha avuto, però ragazzi, oggi ha fatto 4 lanci, ha fatto 6 assist praticamente, cioè 6 lanci, 6 palloni davanti al portiere. È chiaro che è la Primavera, però 6 palloni davanti al portiere, credo che sia stato preso principalmente per quello. E Ronaldo comunque si vede quando è in campo, Ronaldo è meraviglioso. Meraviglioso, non ha fatto granché, non ha fatto chissà che cosa, e intanto ha segnato. Prima palla gol, primo gol. Quindi, tra l'altro, devo anche bene Bernardeschi. E devo essere sincero, a me è piaciuta la Juve. Mi sembra una squadra molto più in palla rispetto all'anno scorso in questo periodo. Penso che sia una squadra che possa far divertire i tifosi oltre che vincere, perché questa è una squadra forte ma con una qualità talmente elevata che veramente può fare benissimo, considerando che mancavano De Sciglio, Benatia, Cancelo, cioè mancavano tanti giocatori che erano indisponibili prima della partita. Quindi insomma, assolutamente ripeto, a me è piaciuto tantissimo. Poi Villar Perosa è storica, è sempre un fascino particolare da vedere Villar Perosa, quindi sono contento sia per come è andata la partita nel complesso, ma soprattutto per come è andata la festa della Juve, che è un evento Villar Perosa che pochi club, credo che siamo l'unico club ad averne uno del genere, cioè nella casa della proprietà, credo che sia veramente fantastico e bellissimo. Ragazzi, chiudo qua questo video. Dunque, Juventus batte Juve Primavera per 5-0, e il prossimo video sarà sulla Juve, credo che sarà mercoledì, perché dovrebbe esserci Juventus contro Juventus Under 23 alla Continassa. Sarò pronto per fare il video eventualmente e vi darò conferma. Ciao ragazzi!